signori che si sono divertiti, però non è sempre così, eh? Allora, chi è che sa leggere bene dei bambini? Sicura? Allora, leggi forte qua. Inizia con la prima frase, vediamo. Non si capisce perché è in corsivo. Leggi, no, aspetta. No, non è in corsivo. È scritto in corsivo, come no? È giudo ogni volta. Zitti, per favore, sentite anche voi che è utile. È giudo ogni volta che cadete vi rialzate sorridendo. Ok, come avete fatto oggi con i vostri genitori. Questo cosa vuol dire? Che non devo prenderla come una sconfitta se uno mi proietta. È più bravo di me, mi insegnerà a diventare più bravo. Questo è il principio. Vai. È giusto ogni volta che proiettate un compagno e ve ne dimenticate. Sì, perché molto spesso io vengo a vedere le lezioni che fate. 1-0, 2-0, 3-0. Non è il principio questo. Il principio è adesso migliorare. Poi, se uno decide di fare le gare, a far le gare se vince, va bene, un punto combattimento, ma non deve saltarsi quando vince e non deve demoralizzarsi quando perde, perché la vita è così dopo. Non potete sempre vincere, non potete sempre perdere. Avete capito? Quando fate una tecnica ve ne dovete dimenticare, dovete andare avanti, migliorarvi e far migliorare chi ha subito la tecnica. Prego. È giusto ogni volta che cercate l'eccellenza nel pensiero e nella vita. Oh. Adesso ci accontentiamo, tutti ci accontentiamo. Invece no, dobbiamo cercare di fare il massimo. Ognuno di voi deve essere campione olimpionico delle cose che fa. Sapete cosa vuol dire campione olimpionico? No. E allora dite, quando non capite una cosa, alzate la mano, perché stai dicendo? Campione olimpionico è uno che vince le Olimpiadi, che è la massima espressione dello sport. Giusto? In quel momento lì lui è il migliore di tutto il mondo. Noi dobbiamo essere migliori di noi stessi. E questo è come essere il migliore del mondo. Va bene? Vai. È giusto ogni volta che riuscite ad ascoltare il pensiero dell'altro. Oh, questa è una cosa che noi adulti non abbiamo più. Noi dovremmo imparare ad ascoltare prima per voi. Invece purtroppo siete voi che in genere dovete ascoltare noi. E siete migliori voi di noi, questo è sicuro. Se noi ascoltassimo un po' di più i bambini piccoli, saremmo tutti molto, 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 anzi migliori senza molto molto. Saremmo tutti migliori. Sto sbagliando a parlare. Dimmi. In realtà è vero che i bambini hanno quasi sempre ragione, perché una gara che ho fatto mi hanno scambiato per un altro, mi ha detto che ero un altro. E poi lui ha guardato il video, ero io. E vedi? Avete visto? Aveva ragione lui. Ma perché noi, purtroppo, sia la scuola che i genitori, vi devono costruire per una società che è sbagliata. Perciò quasi sicuramente avete sempre ragione voi, quasi sicuramente. Però purtroppo bisogna seguire poi le famose regole, che non è che sono sempre giuste queste regole. Avete capito? Va bene? È un dovere che noi dobbiamo anche fare per abituarlo. Ma non è detto che hanno ragione le regole, eh? Anche a scuola. Dai. Non puoi neanche correre, certo. Poi pensate se non è una cosa logica e uno non può correre. Allora, bisognerebbe fare 20 minuti di lezione e poi tutti andiamo a correre. Perché più di 20 minuti non riuscite a star lì fermi. Ma non è che avete torto voi, cioè che neanche io riesco a star fermo 20 minuti. Avete capito? Dai. È giusto ogni volta che aiutate quelli che disperano per la fatica. Io mi ricordo che ero già abbastanza grandicello. Per arrivare a certi pensieri, dovete essere così stanchi che vi cadono le maschere. Cioè che vi cadono tutti i pregiudizi, vi cade tutto quando siete stanchissimi, siete voi stessi. E io ho vissuto con persone che se non avessi avuto questa esperienza di stanchezza non le avrei mai apprezzate, perché erano diversi da me. Perché devi cadere con dei sacchi di patate? C'è scritto lì? No, sì.
Dove l'hai letto? L'hai letto lì che c'è scritto, hai letto che cadiamo come sacchi di patate? Oh. C'è scritto lì. Dove? Sentiamo. Qua, qua, si vede ancora. Ah, una cosa che vi siete scritti voi, capito? No, non dovete vedere come dei sacchi di patate, anche perché siete un po' meglio delle patate. Va bene, vai avanti. Aiuto ogni volta che riconoscete con umiltà i vostri limiti e le vostre volontà. Certo, qui abbiamo gente che purtroppo anche questi quadrati gli spaccherei la testa. Sì, perché, perché loro, loro non riconoscono, cioè non è che non riconoscono, loro sono molto più bravi di quello che pensano. Vanno su, per dire, facciamo un esempio, che perdono perché non vogliono, hanno paura di dimostrare i propri limiti. Se uno va su sereno e dice ok, io ho dato il massimo, quell'altro mi ha battuto perché è più forte, dimostra i propri limiti, basta, quella è la gara. No, si è perso perché è più bravo. Poi può capitare una volta ogni 100 anni che si perde perché l'altro si fa. Accettiamo anche quello, che problema c'è? Per cui riconoscere i propri limiti è un grosso pregio, però riconoscere anche i propri pregi, perché oh, non è che abbiamo solo limiti, avete capito? Ognuno deve essere tranquillo con se stesso e allora fa il giusto, sta facendo giusto e cresce la vita. Vai. Mi aiuto ogni volta che permette a questa è una cosa che proprio in questo periodo non c'è, va bene? Sia dall'alto che dal basso, avete capito? La tolleranza, voi siete puri, dopo sono gli altri che mi mettono in testa che uno nero è diverso da voi, uno giallo, uno blu. Voi adesso non le vedete queste differenze, ma siete nel giusto voi, avete capito? Se tutti fossimo più tolleranti, iniziare da noi maestri, sarebbe un mondo migliore. Perciò dobbiamo sforzarci di essere tolleranti, vuol dire tollerare le persone, non avere pregiudizi. Hai capito? È già stufo, da sopra di 10 minuti. Dai, dai. E tutto ogni volta che vi sentite sicuri e protetti. Oh, questo è l'ultimo. Qui, no? Non ascoltano più qua. Dormi pure, però ti perdi qualcosa adesso. Cioè noi dobbiamo creare un gruppo dove, come vi dicevo prima, c'erano delle persone che io non sopportavo, da fresco, da stanco, quando tutti e due eravamo stanchi, eravamo amici e guai chi me lo toccava. Parlo di un maestro che mi era particolarmente attivato. Però fuori dalla materassina, guai chi me lo toccava perché insieme sudavamo. Avete capito? Insieme arrivavamo a una stanchezza al limite e cadevano le maschere. Io accettavo lui com'era e lui accettava me perché io ero. Avete capito? Vai. E giù ogni volta che riuscite a trarre ordine dal caos. Oh, e questo ci viene difficile ancora oggi. Dal caos, dal macello che avete in testa, dovete sempre trovare ordine, va bene? Dalle paure che avete in testa, dovete cercare sempre di trovare ordine, un equilibrio. E l'equilibrio, vi dico l'ultima cosa e poi le ripeterò tante volte perché non avete in testa, dovete averlo dentro la vostra testa, perché se l'equilibrio lo avete nell'avversario, nella fidanzata, nel genitore e qualsiasi altra cosa, quando voi vi verrà a mancare la fidanzata, vi verrà a mancare qualcun altro, starete malissimo, perché insieme a loro se ne va l'equilibrio. Invece voi dovete vivere bene, col vostro equilibrio, con amore verso i genitori, verso la fidanzata, però siete voi che siete insieme a loro, a lui o a lui. Non dovete essere dipendenti dagli altri, questo è troppo difficile.
Vi la spiego fra 10 anni, se ci serve. Dai, io vi saluto.